Elisabetta, te invece ti do subito, visto che insomma così ti rilassi, visto che Veronica è, come si è definita lei, una poetessa senza libro, di ricambiare insomma in qualche modo l'augurio. A Veronica, che cosa auguri a Veronica per il futuro, per il suo... Allora, intanto, diciamo dal punto di vista artistico, vi auguro ovviamente tutto il successo che merita, perché veramente è una grandissima poetessa. E poi, come posso dire, lei stessa si è definita una poetessa molto semplice, ma molto elegante, molto diretta, arriva direttamente al cuore, perché qua quello che scrive è veramente frutto di un sentimento. Io posso appunto verificare concretamente della nostra amicizia, della nostra, quindi noi siamo contente quando una partecipa a un concorso, vince una qualsiasi cosa, siamo contente l'una per l'altra, e questa è una cosa secondo me molto molto bella, insomma, che ci caratterizza non soltanto nel rapporto tra di noi, ma in generale, e ci siamo trovati in questa affinità, e quindi a lei auguro il meglio sia nella vita che sia ovviamente sia personale che nella vita. Quando c'è invidia e competizione non si va, non si avanza. No. Intanto cominciamo noi, poi piano piano si attaccherà a noi. Ma questo è bello, questo è brava. No, dobbiamo contattare, facciamo delle cose insieme. Questo è un po' il nostro spirito, sì, insomma. Sì. Quindi, è lo spirito. E siamo sempre per questo, anche sempre molto contente. Senti, tu, lei ci ha raccontato, insomma, che ha cominciato a scrivere per in qualche modo superare il dolore di una condizione fisica. Come hai cominciato a scrivere? Allora, io ho cominciato, penso come molti di noi, da quando ero piccola, diciamo, da quando ero ragazzina, ho scritto molte poesie, però poi la cosa è caduta così, perché ovviamente poi ci sono gli studi universitari, i concorsi, il lavoro, io sono insegnante di scuola primaria, un lavoro che adoro, che faccio con una grandissima passione, poi i figli, la famiglia, insomma. E quindi diciamo che la scrittura è passata un pochino in sordina. Però mi sono sempre occupata di poesia, ho sempre utilizzato la poesia come, come metodo trasversale proprio di lavoro, anche quando adesso io generalmente insegno italiano nell'ambito linguistico, però mi è capitato per molti anni anche di insegnare matematica, geometria, c'era sempre un'occasione per comunque trasportare tutto o interpretare tutto in chiave poetica. Quello che io chiamo l'atteggiamento poetico, quindi cerco nei bambini di far attivare questo atteggiamento, che poi uno sguardo nei confronti della vita, cioè apriamo una finestra e vediamo, non so, l'albero che diventa improvvisamente giallo, oppure anche una cosa che succede a scuola, questo è un episodio anche di litigio tra i bambini, no? Però come poi si può tutto trasformare in modo positivo, in modo costruttivo. Infatti da te che loro guardano, cioè adesso poi c'è una poesia, quello che abbiamo detto è stata una cosa grossa, ma c'è una poesia, diciamo, mi rimanesco un po' come parlano loro. E quindi così, ho sempre lavorato con la poesia e ho ripreso però in maniera proprio continuativa nel 2018 per uno di quei casi che, diciamo, apparentemente casi, sì, era una malattia, insomma, ho ripreso delle cose nel cassetto, le ho inviate alla casa editrice, insomma, da lì ho capito proprio questa impellenza di tornare a scrivere e non mi sono più fermata, quindi insomma è relativamente da poco, nel 2018 ho ricominciato proprio a scrivere, però ho già pubblicato le raccolte, insomma, ormai è proprio un'esigenza il fatto di scrivere poesia, sì. E tu come immagini il tuo futuro? Non lo immagino, diciamo che sto vivendo un po' giorno per giorno, sempre con grande gioia, con grande serenità, costruendo, anche studiando, continuando a studiare, continuando a portare avanti questo discorso, diciamo, con la scuola e poi nell'ambito appunto strettamente poetico, perché stiamo facendo molte cose, quindi è come dire, una scoperta giornaliera, ecco, come sei bambino, giornaliera. Sei bambino anche tu. Sì, ti devo ringraziare, questo sì. Sì, sono meravigliosi bambini. Sì. E ti è mai capitato che uno sguardo, come dici tu, in maniera molto poetica appunto, del bambino su qualcosa ti ha fatto nascere l'esigenza di scrivere? No, vabbè, sì, spesso succede. Sì, spesso, vero? Sì. A volte li facciamo anche insieme, le poesie è una cosa proprio, diciamo, che facciamo frequentemente, anche loro con i quadernini scrivono, partecipano anche agli lavori poetici che faccio io, quindi partecipano, l'ho fatto anche da poco. Sì, lo vedo, quindi li coinvolgiamo, sì, sempre. Diciamo che ogni giorno è un'emozione, poi io alla fine parlo magari più della scuola che della poesia, perché è un lavoro che amo moltissimo. Sono due cose molto legate. Sì, molto legate, infatti ho avuto l'opportunità, ringrazio la vita di questo,
per aver potuto poi unire le mie due grandi passioni, che sono appunto l'insegnamento e la poesia. Sono molto grata alla vita di questo. Che cosa ci leggi? Allora, come prima poesia ho pensato a questa di Alminella. Si intitola Una promessa, visto che siamo su quest'isola e parla anche del mare. Custodisco del cuore una promessa. Me l'ha fatta il mare in un giorno di tormenta. Le navi non potevano salpare e scuriva la potenza onnipotente. Tutto era fermo nel fragore dell'orologio e le parole solenni. La promessa me l'ha fatta una scala di cristallo che ho salito a piedi scalzi, superando la vertigine infinite volte nelle notti in cui sognare era viaggiare. Alla promessa si è unito il profumo fiorato di un santo che ha benedetto i dubbi pertinaci, inquinanti di amaro, anche più lieti momenti. Letizia e mestizia di embrionali comprensioni in contumacia. Io, guerriera e vestale, custodisco questa promessa che tengo a stretta gelosia. La incenso di aria alpestre e la cospargo di balsami camilla, suggellandola infine col più regalo dei miei pensieri. Sì, ma a me ha colpito tantissimo l'immagine della scala trasparente. La scala di cristallo. Di cristallo, molto bello, che è un po' Cenerentola. E un po', non so se la conoscete, la favola del gatto mammone. No. È una favola bellissima che non conosce quasi nessuno, che c'è un mondo sotterraneo, di cui poi riuscire ci parlerà, non oggi, vero? Ci parlerai oggi del mondo sottoprano di Agatha. E quindi mi ha colpito tantissimo questa scala trasparente, che è un po', quando dico queste cose sono la campana, non mai ogni mezzo annuisce e in qualche modo, insomma, in questa favola c'è, diciamo, tutto una serie di gattini che fanno delle cose belle, con amore, e una serie di gattini che disfano tutto. Io la domanda che faccio spesso, e la faccio a te perché, insomma, mi avete parlato di amicizia, è anche un po' un augurio per noi, visto che siamo tante donne. Che cosa bisogna fare ancora per far crescere, appunto, in maniera costruttiva, il rapporto tra l'artista? Allora, secondo me, ovviamente, si può prescindere da un lavoro personale, cioè da un lavoro individuale su se stessi. Questo riguarda sia gli uomini che le donne, proprio come persone, quindi bisogna mirare essenzialmente a una realizzazione, a una centratura proprio personale con l'individuo, no? Per cui non si deve andare alla ricerca della felicità attraverso oscurare l'altro, oppure attraverso scansare l'altro, sgomitare, no, perché ognuno di noi ha un valore. Ecco, allora, se si parte da questa centralità, dalla gioia personale verso la vita, appunto verso la promessa della vita, se si sente profondamente questo, l'arte diventa veramente un'occasione di condivisione. Ecco, non diventa un palcoscenico dove farsi la guerra. Ecco, quindi significa veramente condividere la bellezza che la vita ha dato in ciascuno di noi, perché qui c'è spazio veramente per tutto, ognuno di noi, anche nel campo pratico, ognuno ha tutto il mio stile, e quindi uno può apprezzare veramente, ognuno si può ritrovare più nello stile di un poeta, di una poetessa, di un altro, quindi veramente spazio per tutti. Il linguaggio dell'arte è talmente grande, talmente immenso, talmente vario, e quindi per essere una vera artista, secondo me, bisogna essere molto, molto anche centrati. Bisogna aver fatto proprio un lavoro sull'amore, sulla vita, su se stessi, è secondario questo della qualità. Cioè, io dicevo alle donne, tutti gli uomini, dopo scomparso, non ci riesco, no, scherzo. Prego, Lerda, troppo sì. Scherza, Bruno, tu ci riesci benissimo. Grazie, ma fa. Il titolo, no? Sì, no. Sì, il titolo, Così affaccendato. Così affaccendato, la figura di un uomo affaccendato, sì.
questa la vuoi dire a me. E perché sei ancora così affaccendato nella maniera in cui lo erano i vecchi, nei paesi dove d'ottobre andavano trasportando odore di mosto di cantina in cantina. Sei sagoma di legno umido e di chiavistelli con le cerniere battute e inchiodate da mani arrossate e ferree. E perché sei sempre così affaccendato nella maniera dei nati nei boschi che si aggirano guidati da fiuto e udito e sono avvezzi a fare arrivare seconda l'ingannevole vista. Addestrato, sei segugio del mio volare di regale e beccaccia, pronta al passo invernale. E perché sei il più radicato, così affaccendato nella mia memoria, come la ruggine dei giorni rimasti incastrati. Oh, che bello.